Undicesima tappa per Goletta Verde di Lega Ambiente in Abruzzo. A Pescara da ieri sino a domani, mercoledì 3 agosto. Oggi flash mob sull'eolico offshore e dibattito. Goletta Verde combatte la mancata depurazione e l'inquinamento dei mari, cerca soluzioni alla crisi climatica attraverso proposte di energia rinnovabile, rafforza il sistema delle aree protette e propone progetti per tutelare le specie a rischio. Federica Barbera, cominciamo con un dato di fatto, perché l'eolico offshore è una risorsa di inestimabile valore. Assolutamente sì, noi dobbiamo accelerare la transizione energetica, per farlo dobbiamo puntare sulle fonti rinnovabili, tra le fonti rinnovabili l'eolico offshore. Quello che chiediamo noi come Lega Ambiente, come Goletta Verde oggi qui a Pescara nel suo primo giorno di tappa, è conoscere quelli che sono i progetti a livello nazionale e insieme ad amministrazioni e aziende renderli dei progetti davvero sostenibili. In Abruzzo al momento non ci sono progetti, ma speriamo che anche l'Abruzzo, la regione, si decida ad investire su questa fonte sostenibile e legata alle energie rinnovabili e che ci permetta di arrivare all'obiettivo di decarbonizzazione entro il 2030. Ci sono le condizioni, i presupposti secondo lei? Credo che ci siano, ovviamente ogni progetto va vagliato, va esaminato e vanno migliorati i punti critici, e noi siamo disposti a farlo come Lega Ambiente insieme ad amministrazioni, aziende e cittadini. Quello che noi vogliamo spiegare a tutti è che il paesaggio non cambierà, ma cambierà il futuro, come diciamo nel nostro slogan, perché se continuiamo così a non fare nulla il paesaggio potrà solo che peggiorare. Peraltro dalla riva gli impianti eolici non si vedranno, praticamente si vedranno dei puntini minuscoli in lontananza. Chiaramente, insomma, ci teniamo anche noi a salvaguardare paesaggio, ambiente. Nessun tipo di impatto? Assolutamente no, assolutamente no. E poi, come dicevo, ogni progetto andrà analizzato, esaminato e vagliato, e quindi dovremo capire se ci dovessero essere dei punti di criticità, li valuteremo insieme alle aziende.